cosa. A voi. Grazie Antonia. Domenica 26 maggio, ormai lo sapete perché ve lo ripetiamo, ma perché è importante, si vota certo. Per le elezioni europee. Molti però gli italiani che risiedono e lavorano all'estero e che ci seguono anche tramite Rai Italia oppure sono fuori nei nostri confini per motivi di studio, come potranno esercitare il loro diritto al voto? Quali sono le regole, quali sono i requisiti per poter votare all'estero e come si fa? Quanti sono poi gli italiani all'estero che hanno diritto di voto? Lo chiediamo a chi ne sa di più e chi meglio di Luigi Vignali, che è direttore generale degli italiani all'estero del Ministero degli Interni. Buongiorno. Ben ritrovati, buongiorno. Allora, andiamo subito al quadro generale, le pratiche necessarie, quando, i tempi, insomma, cerchiamo di dare proprio l'agenda. Dunque, si vota nei soli paesi dell'Unione Europea, quindi okay. Gli italiani che risiedono nell'Unione Europea, ovviamente se non hanno optato per il voto per i candidati locali, perché non è possibile evidentemente esprimere un doppio voto in Italia e all'estero. E attenzione, questa volta si vota nei seggi, proprio come in Italia, non è un voto per corrispondenza, quindi una modalità di voto molto più simile a quella che avviene in Italia. Certo. Allora, se noi perdiamo il certificato elettorale, andiamo al comune, all'ufficio anagrafe e ce lo ridanno. Ma che cosa accade invece in questo caso? Ci si può rivolgere evidentemente al consolato, all'ambasciata di riferimento, che rilascerà immediatamente un duplicato elettorale. Io consiglio tutti gli italiani nell'Unione Europea a rivolgersi evidentemente ai consolati per chiedere informazioni, per qualsiasi problema avessero, e gli verranno date le risposte di cui necessitano, che normalmente sono indicate nel certificato elettorale, tutte le indicazioni, la dislocazione dei seggi, gli orari, tutto già indicato. Soprattutto per chi risiede in paesi europei e le distanze non sono proibitive, magari durante le elezioni si approfitta per tornare a casa, far visita ai parenti. Ecco, chi volesse votare in Italia, seppur residente all'estero, può farlo, quando può farlo, come può farlo? Chi volesse votare in Italia può chiedere un certificato elettorale in Italia, ovviamente. Non ci deve essere una doppia opzione di voto. Questo è vietato, bisogna dire che ci sono delle sanzioni anche molto pesanti per chi prova a votare due volte. Noi incrociamo poi i certificati elettorali, i database. Ma ci sono anche casi del genere? Ci sono stati in passato. E in questo caso si va incontro, immagino, a sanzioni. Si va incontro a sanzioni anche pesanti, fino a 3 anni di reclusione. Perché è un reato penale. È un reato penale, sì. Non si può votare due volte, questo evidentemente. Insomma. Quindi si può votare solo all'estero con modalità molto simili, dicevo, anzi identiche a quelle in Italia. Quindi scheda cartacea, matita, ci si presenta al seggio col certificato elettorale e si esprime un voto per gli stessi candidati, le stesse liste che abbiamo qui in Italia, divise per circoscrizione elettorale, comuni di residenza, eccetera. Questo è uno di quei casi in cui il Ministero dell'Interno lavora in comunione con il Ministero degli Esteri. Certo, ci hanno aiutato ovviamente i nostri amici e colleghi del Ministero dell'Interno a predisporre le liste degli elettori. E su questa base abbiamo poi inviato i certificati elettorali a circa 1.700.000 italiani nei paesi dell'Unione Europea. Ecco, immagino che se si fanno le stesse azioni di chi vota in Italia ci saranno anche gli stessi tempi per diciamo, lo spoglio delle schede. Sì, intanto bisogna dire che si vota già oggi pomeriggio. Alle 5 aprono i seggi fino alle 10 di sera e poi si voterà ancora domani sabato dalle 7 del mattino alle 10 di sera. Poi tutte le schede arriveranno in Italia domenica mattina per aereo con dei corrieri accompagnati da nostri funzionari e verranno inviate nelle circoscrizioni elettorali italiane e poi lo spoglio sarà domenica sera insieme a tutte le altre schede. Dottor Vignali, in passato il voto degli italiani all'estero è arrivato con un qualche ritardo, ha creato anche una qualche apprensione perché a volte faceva la differenza sulla base del fatto che molto spesso, ultimamente, soprattutto per le ultime elezioni, la composizione dei governi si è giocata proprio su pochi seggi, per cui il voto dei residenti all'estero, di tenere residenti all'estero, diventava esiziale. Ecco, quanto tempo ci vorrà per capire e per fare lo spoglio dei voti che vengono dall'estero? Sarà uno spoglio contestuale. Verranno scrutinate le schede votate all'estero insieme a quelle votate in Italia, nelle circoscrizioni elettorali di riferimento. Quindi non ci sarà una divisione fra seggi votati all'estero, schede scrutinate dall'estero e schede italiane. Verranno praticamente scrutinate tutte insieme e il risultato sarà uno solo. Certo. Quanti sono gli italiani, quanti sono gli italiani, sempre in collaborazione con il Ministero dell'Interno, immagino vi siate scambiati informazioni di questo tipo qua, quanti sono gli italiani aventi diritto
residenti all'estero? In questa tornata 1.700.000 circa. Vabbè, però. Che risiedono nei paesi dell'Unione Europea. Ma iscritti, certo, all'AIRE o anche no? Iscritti all'AIRE. Quindi diciamo che è una parte, diciamo, di quelli devono che devono essere iscritti all'AIRE. Noi, certo, conteggiamo quelli di cui abbiamo ovviamente informazione. Di cui avete contezza. L'AIRE è l'anagrafe degli italiani, sì, residenti all'estero. Anche i temporanei possono votare, chi temporaneamente risiede all'estero, però doveva esprimere un'opzione entro il 7 marzo, altrimenti può votare in Italia, evidentemente. E allora, ringraziamo Luigi Vignali, che ricordiamo essere direttore generale degli italiani all'estero del Ministero, appunto, degli Affari Esteri. Grazie per essere stato con noi. TG1, a tra poco.